Buonasera amici ed amiche dell'UEFA Super League, siamo qui al campo Giardinetti per raccontarvi la partita tra Unione Ferrovieri Roma contro gli Anus, gli ospiti che vengono dalla sconfitta 3-1 contro il Flavio 91, partita commentata da me scorsa settimana, partita a tratti anche un po' sfortunata dai ragazzi degli Anus, anche se poi alla fine qualche episodio controverso, un rigore che forse c'era e non c'era, proprio comunque il campo ha decretato il 3-1 per il Flavio 91 e gli Anus, che nonostante sia una delle squadre più forti del campionato ha perso. Oggi dovrà vedersela con l'Unione Ferrovieri Roma, non sarà assolutamente una partita semplice. Gli Anus, che ha la divisa rossa e pantaloncini blu, mentre l'Unione Ferrovieri Roma ha una divisa blu, pantaloncini blu. Piccolo particolare nella divisa dell'Unione Ferrovieri Roma: non è interamente blu, ma c'è una banda verticale rossa al centro della maglia. Le squadre si stanno posizionando in campo, è tutto pronto. Gli Anus si schiera con Francesco Romeo tra i pali. In difesa i due fratelli Mereu, col numero 13 poi ci sarà Remigi, Fornelli, Di Giulio, Ciarniello, Cardilli, Boninsegna e Bareato. Risponde l'Unione Ferrovieri Roma con Valente in porta. Gli altri titolari sono Cesaretti, Catino, De Angelis e Mollo. Calcio d'inizio della gara, pallone che viene giocato dall'Unione Ferrovieri sulla corsia di destra. Ancora passaggio in avanti, ottimo del 27 per il centravanti che non stoppa benissimo il pallone. Poi viene toccato probabilmente però un tocco involontario, infatti subito grande fair play da parte dei giocatori. Ha chiesto scusa l'autore del fallo. Parte da dietro, costruisce dal basso il Janus con il proprio portiere Romeo, che adesso può rilanciare in avanti. Ottimo però l'intercetto del pallone da parte del centrocampista dell'Unione Ferrovieri, però gestisce palle il Janus, lancio in avanti nella terra di nessuno. Ha provato a servire Fornelli, non ci è riuscito. Parte adesso da dietro anche l'Unione Ferrovieri Roma, che gestisce il pallone con il proprio portiere. Va dal centrale di difesa, Cesaretti. Sbaglia inizialmente l'aggancio, poi recupera il pallone. Va dal suo capitano che verticalizza in avanti. Qui erroraccio nel passaggio, però comunque pallone che arriva lo stesso a Cesaretti. Ha già recuperato palla l'Unione Ferrovieri. Lancio in avanti, lato corto della fascia sinistra, indietro per Cesaretti, giocata Cesaretti che adesso si accentra, va per vie centrali da Capasso che prova il lancio in avanti, leggermente troppo lungo per tutti, fa buona guardia Romeo che l'aveva anche chiamata. Gioca con le mani Romeo per Mereu, per andare in avanti sbaglia però Mereu, ottimo l'intercetto da parte di Capasso. Catino, bravo Catino all'indietro, Capasso anticipato, può ripartire adesso il Janus. Perso però palla, recuperata subito dai giocatori in maglia rossa. Mereu, va indietro da Romeo. Cardilli rilancia in avanti, va a trovare il 10, Lodico, che stoppa il pallone molto bene, poi decide di andare ancora indietro da Cardilli, ancora costruzione dal basso per quanto riguarda il Janus, che adesso scarica sulla fascia sinistra, prova l'azione, però poi è costretto a tornare indietro perché l'Unione Ferrovieri pressa molto molto bene, il Janus non riesce ad imbastire un'azione d'attacco. Pallone per le vie centrali, cerchio del centrocampo, fa buona guardia il 16 dell'Unione Ferrovieri Roma, però ha già recuperato palla il Janus. Mereu,
davanti a sé Catino. Catino lo pressa, rischia un po' Mereu, però riesce ad andarsene. Rischia ancora nuovamente, poi qui fortunato il Janus, qualche rischio di troppo. Cerniello lancia in avanti Cerniello, forse la palla è uscita, non è dello stesso avviso l'arbitro, quindi può continuare con il possesso di palla il Janus. Porta avanti il pallone sopra dalla linea centrale del campo, recupera subito palla l'Unione Ferroviaria, lancio in avanti, non perfetto, fatto buona guardia il centrale del Janus, aveva provato il lancio in avanti per Alteri, era buona l'idea, però il passaggio non era ben calibrato. Porta avanti palla Cerniello. Cerniello va per via centrale, cerchio del centrocampo. Catino sempre in pressing costante su tutti i giocatori. Lancio in avanti. Sbaglia lo stop inizialmente Fornelli. Poi scontro di gioco tra Cesaretti e l'altro giocatore. Non riusciamo ancora a capire chi è. Brutto scontro di gioco, testa contro testa. Un giocatore a terra è il 3 dell'Unione Ferroviari Cesaretti. Che si sta rialzando. Sembra invece il giocatore che ha avuto, sembra il giocatore che invece ha avuto la peggio, è appunto il giocatore del Janus. È Boninsegna il calciatore del Janus a terra, il numero 19, però adesso si è rialzato, nulla di grave, sono sia in piedi Boninsegna sia in piedi Cesaretti, scontro di gioco che può capitare, infatti si stringono la mano i due, adesso si potrà ripartire, ha in mano il pallone Capasso, il capitano della squadra, adesso l'arbitro farà giocare una palla a due, e torna indietro, palla riconsegnata all'Unione Ferroviari Roma, che adesso può partire dal basso. Al momento, momentaneamente si gioca 10 contro 10 perché sia Cesaretti che Boninsegna sono ancora fuori. Parte l'azione dell'Unione Ferroviari, lancio in avanti, non è preciso. Vogliono rientrare i giocatori, hanno richiamato l'attenzione dell'arbitro e rientrano proprio in questo momento con un'azione di contropiede del Janus, tentato il lancio in avanti, non preciso. Fatto buona guardia il centrocampista dell'Unione Ferroviari. Portano avanti il pallone i ragazzi in maglia rossa. Mereu prova il lancio totalmente dall'altra parte. Bravissimo, però qui il centrale. Recupera palla l'Unione Ferroviari. Mollo. Va dal suo compagno di reparto, sale in pressing il Janus, pallone sulla sinistra, si va per vie centrali, è uscito bene l'Unione Ferroviari Roma, qui però l'erroraccio, rischia tantissimo Rotondo, poi però per sua fortuna non si è concretizzato in un'azione pericolosa del Janus. E può ripartire l'Unione Ferroviari, cerchio del centrocampo. Pressing alto è costretto infatti a tornare indietro da Cesaretti, che si è ripreso completamente dopo il colpo subito alla testa. Catino lancia in avanti, ancora pallone di ritorno per Cesaretti, che va davanti a lui in verticale. Bellissimo qui il colpo di tacco. Prova il tiro distante. Prima conclusione verso lo specchio della porta di Catino. Entrambi i fratelli Catino sono in campo. Qui ha provato il 4, non il 96. Tiro sballato con il destro, che ovviamente non ha impensierito Romeo. È proprio Romeo che si sta incaricando adesso della battuta di questa rimessa dal fondo. Quando siamo al 7 minuto e 40 secondi, il risultato è ancora fermo sullo 0-0, pochissime emozioni fino a questo momento. Catino lancia in avanti, non era male l'idea, non l'aveva capito però Alteri, che è partito con un leggero ritardo. Adesso può ripartire l'azione del Janus, corsia sinistra del campo, cerchio del centrocampo superato soltanto per un momento, poi è costretto a tornare
costretto a tornare indietro. Giocatore del Janus. Carniello porta avanti il pallone, continua per vie centrali, trovato poi un lungo linea sulla sinistra, sbaglia però il passaggio, può partire l'Unione Ferroviaria di Roma, esce in grande stile Cesaretti, c'è Boninsegna su di lui, poi viene fermato Cesaretti con un fallo, l'arbitro però fa cenno di continuare per la regola del vantaggio, fallo era di Fornelli. Piccola lamentela da parte di Cesaretti con il guardalinee. Catino. Ottimo gioco di gambe di Catino che arriva sul fondo. Cross in mezzo per Catino. Però pallone che viene ribattuto. Catino con il sinistro. E qui ha sfiorato il gol. Forse andava il tiro... serviva più forza, però qui l'errore è stato di Carniello che non ha lasciato il pallone al portiere e ha spazzato via palla senza seguire le indicazioni di Romeo. Infatti Janus poteva bloccare il pallone e ripartire, adesso invece permette all'Unione Ferroviaria di Roma di stare ancora in avanti. Qui pallone in mezzo. Cesaretti sbaglia tutto, Cesaretti, Boninsegna è bravissimo nell'anticipo, ma poi è altrettanto bravo il capitano Capasso che poi lancia in avanti per il 10, chiedono un fuorigioco che viene ravvisato dal guardalinee ma non era d'accordo l'arbitro, quindi si può continuare, porta palla avanti il 9, cerchio del centrocampo, allarga molto bene con il piatto sinistro, superato in questo momento la linea del centrocampo. Porta palla all'esterno del Janus che prova un passaggio in mezzo nella terra di nessuno. Poi lancio in avanti e è solo Alteri, fermato per una situazione di offside. Non ha avuto dubbi il guardalinee, ha anche confermato l'arbitro, quindi fuori gioco. Partita che si sta scaldando in questi frangenti, ancora zero tiri in porta, però comunque è una partita viva. Porta avanti palla il Janus, si gira molto bene il centravanti, poi gestisce il pallone in due su di lui, però allarga molto molto bene per Mereu, fascia destra di Mereu, prova il cross in mezzo, prende in controtempo Fornelli che non riesce a colpire il pallone verso la rete, quindi nulla di fatto, può ripartire l'Unione Ferroviari Roma. Tra l'altro squadre completamente decimate, come si può anche vedere dalla nostra inquadratura, le panchine sono pressoché vuote. Lancio in avanti del centrale dell'Unione Ferroviaria, completamente sbagliato, fa buona guardia Mereu, ha davanti a Seccatino, Mereu riesce ad andare da Boninsegna che tenta la giocata, ottimo però il pressing di Cesaretti, qui sbaglia Catino. Fatto fallo Capasso e intanto il giocatore del Janus voleva regalarci un pallone, però palla che addirittura supera la nostra tribuna di competenza e finisce dall'altra parte, quindi cambio di pallone giallo che ricorda un po' una volta, adesso purtroppo si è persa questa abitudine quando si cambiava il pallone a metà stagione. E se la Nike faceva quello invernale oppure addirittura quello arancione per quando nevicava. Ferma intanto il gioco l'arbitro per un fallo. Si partirà con un calcio di punizione per il Janus. Anzi no, palla a due, pallone che viene ridato ai ragazzi in maglia rossa. Altro cambio di pallone, forse c'era un problemino con il nuovo pallone che era stato dato. Adesso si può ripartire. Lato sinistro del campo, porta avanti il gioco di suola, porta avanti il pallone all'esterno del Janus. Bravo Capasso qui a recuperare il pallone, poi allarga molto bene sulla destra, poi prova il lancio in avanti per Alteri.
anticipa tutto il centrale del Janus. E qui pallone in profondità, forse fuori gioco, non viene però fischiato dall'arbitro. Boninsegna entra nel rigore, Boninsegna si allunga troppo il pallone, non riesce a tirare verso lo specchio della porta. È stato anche bravo D'Ambrogio però a fermarlo. Si ripartirà con una rimessa laterale per il Janus, lato sinistro del campo, lato corto. Statela ribattuta in questo momento, si gioca sul filo dell'out, se ne va molto molto bene, altro gioco di suola, entra quasi nel rigore, cross in mezzo, anticipato tutto, poi prova il tiro Boninsegna, tiraccio. Fino a questo momento ci sono stati un paio di tiri, però entrambi sono andati lontano dallo specchio della porta, porta in questo caso difesa da Valente. Poi sarà calcio d'angolo, il primo della gara per il Janus. Bandierina alla sinistra del portiere, andrà con il destro, cross in mezzo, Valente respinge con un rischio, brivido però. Questo può partire in contropiede dell'Unione Ferroviari Roma. Porta avanti il pallone Catino, bravissimo in avanti per l'altro Catino dell'Unione Ferroviari. Catino, gioco di suola, prova ad andarsene, vertice del rigore, cambia totalmente il gioco dall'altra parte, potrebbe anche tentare la conclusione, la fa in questo momento, il tiro al lato di poco, occasione da una parte e dall'altra. Prima vi abbiamo raccontato il calcio d'angolo con l'uscita di Valente, poi andiamo totalmente dall'altra parte, provato il tiro, il numero 18, mollo al lato, non di tanto, però comunque Romeo l'aveva battezzata fuori. Infatti il portiere del Janus non ha neanche accennato un tentativo di parata. Eccolo in questo momento il possesso di palla Romeo, che rilancia con l'esterno, sbaglia tutto il rilancio, ha già recuperato palla l'Unione Ferroviari Roma, però sbaglia, quindi può ripartire il Janus. Lodico che però perde palla, si scontrano i due giocatori dell'Unione Ferroviaria Roma, quindi Lodico può portare avanti il pallone, va avanti, fermato da D'Ambrogio, mollo, ottimo gioco di gambe di mollo su Cerniello, va sulla destra, qui è totalmente solo il 10 dell'Unione Ferroviaria Roma, lo vede splendidamente, porta avanti palla rotondo, larga per Alteri, pallone troppo lungo, è stato anche molto bravo Mereu. Tanto un po' di nervosismo in campo, nulla di che, gara fino a questo momento corretta, sedicesimo minuto, 7 secondi, risultato ancora fermo sullo 0-0, non ci sono state grandi emozioni, squadre che probabilmente si stanno ancora studiando. Adesso parte il Janus, fermato con un fallo, cerchio del centrocampo, fermato il 9. Centravanti in maglia rossa, quindi si ripartirà con un calcio di punizione poco dopo il cerchio del centrocampo. Calcio di punizione per il Janus, vediamo se riuscirà a sfruttare questa occasione da palla inattiva. Parte con il destro, va in mezzo a cercare Mereu, bravissimo Cesaretti che respinge, ancora pallone in possesso di Cesaretti che decide di spazzarlo via con il sinistro, fa un'ottima cosa, bravissimo nella spizzata al Alteri, va da Catino, due su Catino, li supera entrambi, molto bravo il 4, però poi viene fermato dal rientrante Cerniello, quindi può ripartire subito il Janus, non c'è un attimo di pausa. Boninsegna, Mereu, Mereu va indietro dal centrale, adesso scarica al compagno di reparto, esce, si sgancia dai blocchi il centrale del Janus, poi allarga molto molto bene sulla sinistra, porta avanti palla con l'esterno, pallone di ritorno, però interviene molto molto bene il capitano dell'Unione Ferroviaria Roma, poi lancia in avanti a cercare Alteri, lo stop non è dei migliori, però comunque controlla il pallone, vince anche un rimpallo, bravissimo nel recupero indietro Cerniello, Mereu, va da Boninsegna,
Boninsegna se ne va, Capasso tentativo di fallo, non lo prende, poi arriva Cesaretti che toglie il pallone a Boninsegna, rimessa laterale per il Janus. 18esimo minuto e 18 secondi, risultato ancora sullo 0-0. Ancora nessun tiro in porta, nessuna occasione degna di nota fino a questo momento. Boninsegna rilancia il pallone in avanti a cercare Fornelli. D'Ambrogio fa buona guardia, supera anche Fornelli, bravissimo qui il centrale dell'Unione Ferroviaria Roma che poi scarica centralmente per il suo capitano, lancia in avanti per Catino, Mereu su di lui, torna indietro Catino, rotondo, ancora palla per Catino, forse posizione di offside, anzi no, Catino, gioco di gambe su Mereu, la mette in mezzo per nessuno, doveva tagliare dentro Mollo. Però il 18 dell'Unione Ferroviari non aveva capito le intenzioni del compagno, non era neanche arrivato il supporto del terzino destro dell'Unione Ferroviari, numero 27. Quindi palla che si è persa così. Romeo rilancia in avanti, rilancio troppo lungo, adesso Mollo, Alteri a due uomini su di lui, riesce comunque a conquistare una preziosissima rimessa laterale, si incarica della battuta De Angelis, Alteri vicino al sedicerniello, va da De Angelis, allarga sulla destra da Catino gestisce il pallone, lancia in avanti da Alteri, pallone che però supera il 17 in maglia blu, riparte il Janus. Bravo De Angelis, fa buona guardia. Rimessa laterale per l'Unione Ferrovieri. Rimessa laterale che viene battuta in questo momento. Mollo De Angelis. Va in avanti, palla però persa. Porta palla avanti il Janus. Boninsegna, su di lui Capasso, riesce ad andare indietro da Cerniello, va da Mereu, cioè Mereu punta il suo diretto avversario, lo supera, viene però strattonato da Rotondo, secondo l'arbitro è calcio di punizione, un po' di proteste di Rotondo, il capitano Capasso che chiede al suo compagno di squadra di mantenere la calma anche per evitare ammonizioni inutili che poi possono condizionare la gara. Rimessa laterale per il Janus. Porta avanti il pallone, corsia di sinistra. Pallone completamente sballato per Boninsegna, fa buona guardia Capasso che prova a lanciare in avanti dove c'è Alteri. Ottima la giocata di Alteri, può servire Catino, lo serve con l'esterno, bravissimo però Mereu. Ha difeso benissimo il Janus, però obiettivamente ha anche attaccato molto molto male l'Unione Ferrovieri che quando è al momento dell'ultimo passaggio sbaglia quasi sempre. Adesso può partire in contropiede il Janus, anche se l'Unione Ferrovieri si è già rimessa bene dietro. Cerniello, limite dalle di rigore, Cerniello non passa il pallone, qui un po' egoista il centrocampista del Janus, però hanno già recuperato palli ragazzi in maglia rossa, prova il tiro, colpisce un suo compagno di squadra, però arriva ancora Mereu che supera Cesaretti, vediamo cosa deciderà il guardalinea. Rimessa laterale per il Janus, partita che in questo momento si sta accendendo, ci accende a fiammate, però tanti errori dal punto di vista tecnico e fino a questo momento non arrivano le occasioni da rete. Mereu va per vie centrali, sbaglia tutto qui Catino, Cerniello su di lui, Catino vince un rimpallo, allarga sulla destra dove c'è De Angelis, porta avanti il pallone il terzino dell'Unione Ferrovieri, non lo pressa nessuno, quindi può andare per vie centrali da Mollo, ancora palla per De Angelis, lancio in avanti di De Angelis a cercare Catino. Catino con la spalla, non una grande idea, lotta Alteri, arriva Rotondo, poi fischiato un calcio di punizione che ha lasciato sorpreso anche me, questo fischiato un calcio di punizione su Alteri e questa è una punizione pericolosa. Thank you.
Punto di battuta ci sono Capasso, Rotondo e Catino, anche se il più vicino al pallone è il 4 Catino, infatti si allontanano tutti quanti. Andrà proprio Catino con il destro, tre uomini in barriera. Era solo Rotondo, se ne sono accorti per fortuna loro, i giocatori dello Janus. Parte Catino con il destro! Bellissimo calcio di punizione e bellissima anche la risposta del portiere. Primo tiro verso lo specchio della porta, proprio della gara. Ha risposto bene il portiere. Sarà calcio d'angolo per l'Unione Ferroviari Roma. Calcio d'angolo battuto in questo momento con il destro sul primo palo. Ancora angolo per... Ah no, pallone che resta lì. Spazza via Cerniello. Rotondo con il destro. Blocca Romeo in due tempi. E adesso Unione Ferroviari Roma che ha avuto due occasioni per portarsi in vantaggio. Siamo arrivati al 20, quasi al 25esimo del primo tempo. Mereu porta avanti palla. Prova ad andare per via centrale, anticipa tutto Capasso. Un po' di confusione adesso nel Janus, ne potrebbe approfittare l'Unione Ferroviari Roma. Catino, una cosa un po' brutta che non rispecchia la buona partita che sta facendo fino a questo momento. Romeo. Pallone sulla sinistra. Adesso deve un po' riprendere il Janus, ma continua a fare errori su errori. Ottimo qui l'intervento di Pirino. Però siamo già con il pallone tra i piedi dei ragazzi in maglia rossa. Cerniello va indietro, sale in pressing Galteri. Lancio in avanti. Pirino è nettamente in vantaggio. E conquista, anzi no, perde palla. Però secondo l'arbitro c'è stato un fallo e qui ha rischiato un po' Pirino perché era nettamente in vantaggio. Ha giocherellato un po' troppo con il pallone, pensava che la palla uscisse in maniera veloce, invece così non è stato. Ne aveva approfittato Lodico, però secondo l'arbitro il 10 del Janus ha commesso fallo, quindi è stato battuto un calcio di punizione. Pirino larga sulla destra per De Angelis. Capasso. Lancio in avanti a cercare Catino. Troppo lungo però il pallone. E anche qui stessa situazione di prima. Stavolta il fallo, però a mio avviso è molto, molto più evidente. Si lamenta Catino. Adesso va l'arbitro ovviamente a richiamarlo verbalmente. Così è stato. Quindi si ripartirà con un calcio di punizione per il Janus. Si incarica della battuta Romeo. Sta via il pallone in avanti. Poi buttato in fallo laterale direttamente da Capasso, lato sinistro del campo. Si partirà a breve con un fallo laterale che viene battuto proprio in questo momento. Cerniello sbaglia, Pirino, poi sbaglia il 77. E può partire nel contropiede il Janus che però perde l'attimo Fornelli ed è costretto addirittura a tornare indietro. Forse entra in maniera un po' irruenta qui De Angelis, infatti l'arbitro fischia un calcio di punizione. Altro calcio di punizione per il Janus che dopo aver rischiato in due occasioni di andare in svantaggio, adesso sta cercando di prendere campo piano piano, vediamo che cosa ne uscirà fuori con questo calcio di punizione. Parte Cerniello con il sinistro, cross in mezzo per nessuno. E poi qui vince un rimpallo, anche fortunato l'Unione Ferroviari Roma. Alteri parte il contropiede, qui erroraccio, però pallone che comunque arriva lo stesso ad Alteri, però è già rientrato tutto il Janus. Alteri, Cerniello bravissimo su di lui, ha
non è né fallo e né calcio d'angolo, ma bensì conquista la miglior cosa, rimessa dal fondo. Questo è un altro contropiede sprecato dall'Unione Ferrovie di Roma, che come raccontato in precedenza è già la seconda, la terza volta che si trova anche in superiorità numerica, 2 contro 1, 3 contro 2, ma incredibilmente poi sbaglia sempre il passaggio decisivo per andare a rete, comunque quantomeno per creare un'azione offensiva. Sbaglia l'ultimo passaggio e poi permette il recupero della difesa del Janus. Adesso batte Romeo, ci avanti a cercare Mereu, però ci arriva Catino, Boninsegna, Alteri su di lui, Boninsegna però gestisce molto bene il pallone, Mereu. In avanti. Adesso prova azione offensiva il Janus. Sbaglia tutto però. Adesso può partire il contropiede dell'Unione Ferrovie di Roma. Altro ennesimo contropiede buttato al vento dai ragazzi in maglia blu. Stavolta l'errore è stato di Catino al numero 96. Adesso può respirare un po' il Janus. Ciarniello porta avanti palla Ciarniello. Non viene pressato. Va con il sinistro. Lodico. A Fornelli sulla sua linea di passaggio, decide di cambiare il gioco, va da Mereu, arriva Mereu, il terzino. Mereu prova il cross in mezzo a cercare Lodico. Stato bravissimo Pirino. Parte in contropiede l'Unione Ferroviaria di Roma, anche se c'è un giocatore a terra, dovrebbe essere proprio Pirino, il numero 77. Ferma il gioco l'arbitro. Palla adesso restituita all'Unione Ferrovie di Roma. Cesaretti sale in pressing Mereu. Cesaretti va con l'esterno da Cabasso. Ancora Cesaretti. Ancora Mereu su di lui. Catino. Rotondo. Provato con il destro di prima. Ciarniello. Cerchio del centrocampo per Ciarniello, pallone che arriva in qualche modo a Lodico, fallaccio di mollo, che è vero sì, probabilmente colpisce il pallone, però entra con il piede a martello, entrata un po' scomposta da parte del 18 in maglia blu, l'arbitro infatti fischia un calcio di punizione, partita che in questo momento non sta regalando tanto spettacolo. Molti falli, molte azioni spezzate, soprattutto molti passaggi sbagliati, come già detto prima, in particolar modo dagli attaccanti dell'Unione Ferrovie di Roma, che hanno sprecato diversi contropiedi. Questo calcio di punizione che verrà battuto in questo momento. Palla in mezzo messa con il sinistro. Aveva bucato l'intervento Capasso. Ciarniello gestisce il pallone, Mereu. Lato destro del campo, Mereu, cross in mezzo, sto bravissimo qui D'Ambrogio, pallone che però resta lì, poi la spazza via, attenzione, possibilità di contropiede per Alteri, bravo però Romero ad uscire, però palla che comunque resta in possesso dell'Unione Ferrovia di Catino, ha pensato secondo me anche al tiro all'inizio perché era fuori palla, bellissimo il lancio di Catino in avanti, salvataggio miracoloso del centrale del Janus. Questo è stato un grande intervento difensivo. Ha salvato letteralmente un gol. Stavolta l'ultimo passaggio che prima avevo sbagliato tante volte era riuscito benissimo a Catino, però è stato altrettanto bravo il centrale. Quindi calcio d'angolo quando ormai siamo arrivati al 32esimo minuto e 30 secondi del match. Calcio d'angolo che verrà battuto tra pochissimi istanti. Salgono tutte quante le torri. Cross in mezzo. La chiama Romero, la fa sua. Già ripartito il Janus sul lato sinistro del campo. Mereu. Porta palla il 2.
Torna poi indietro, Boninsegna, Cesaretti su di lui, ha provato la giocata Boninsegna, non era male, però poi il pallone che si è spento fuori, D'Ambrogio, Pirino, sbaglia qui Pirino, forse fallo, infatti si è dello stesso avviso l'arbitro, rischiato un po' di sottigliezza in questo caso da parte dell'Unione Ferroviaria Roma in uscita. Pirino, D'Ambrogio, ancora Pirino, De Angelis, ancora per via centrale a cercare Catino che si destreggia molto bene sul Ciarniello, porta avanti il pallone, poi sbaglia, recupera palla Boninsegna, può partire il Januso, cerca del centrocampo, si ferma però il 19, decide di tornare indietro da Mereu che porta avanti il pallone con il destro. Mereu sbaglia il lancio in avanti, fa buona guardia Cesaretti. Bravo Capasso di prima, ancora da Catino, ancora di prima per Capasso. Gioca molto bene l'Unione Ferroviaria Roma. Lancio in avanti di Capasso a cercare Catino. Bravo. Il centrale in maglia rossa. Può partire adesso il Janus. Lato sinistro, ancora indietro. Torna dalle retrovie. Adesso lancia in avanti, qui poi sbaglia, poi può ripartire Rotondo che va per re centrale sulla tre quarti, gestisce palla Catino, poi è costretto a tornare indietro, arriva sulla linea del centrocampo Cabasso, anzi no scusate, Mollo, Catino, De Angelis, ancora Catino, ancora sempre dal suo parente, porta avanti il pallone il 4, va per vie centrali, bravo qui Mollo, ha provato a lanciare De Angelis, fatto però buona guardia all'avversario, conquista anche una buonissima rimessa laterale quando mancano pochi minuti alla fine del primo tempo, il risultato fermo sullo 0-0, per quel che abbiamo visto meritava il vantaggio l'Unione Ferrovieri Roma, però grandissime occasioni non ce ne sono state. Cabasso va dal Alteri, fermato, può partire in contropiede il Janus, riparte però dietro Boninsegna, porta avanti palla Mereu, Rotondo davanti a lui, Mereu decide di fermarsi, c'è anche Cabasso, poi lancia in avanti a cercare Fornelli, fa buona guardia Pirino che va con il sinistro da Cabasso, buca l'intervento il centrocampista dell'Unione Ferroviaria Roma che adesso però entra in possesso del pallone, Cesaretti lancia in avanti, lancio sballato, fallo laterale per il Janus. Trentasesimo minuto del primo tempo, intanto scherzano in campo Boninsegna e Rotondo. Rimessa laterale battuta proprio sotto la nostra postazione da Mereu che va da Boninsegna, ancora palla per Mereu, sbaglia Mereu. Quindi subito palla riconquistata dall'Unione Ferroviaria di Roma, Cesaretti. Fallo laterale, gli scivola un po' il pallone, forse qui poi erroraccio di Mereu, recupera palla all'Unione Ferrovieri. Boninsegna, può andare Boninsegna. Qui, pallone che viene spedito in fallo laterale. Porta avanti il pallone Mereu, si accentra proprio con il sinistro, prova il lancio in avanti, nulla di fatto, può partire in contropiede l'Unione Ferrovieri con Cesaretti che porta avanti il pallone davanti a sé Mereu, Rotondo,
ancora il 10 Cabasso, gestisce il pallone. Cabasso con il sinistro voleva cercare De Angelis, sbaglia però il passaggio, può partire il Janus, superato in questo momento la linea del centrocampo. Mereu, Mereu fa per vie centrali, 38esimo minuto, quasi 39esimo minuto sul cronometro, lancio in avanti, bravo Valente però ad uscire. De Angelis può portare avanti il pallone, gestisce palla il 16, ancora De Angelis, andiamo avanti a cercare Alteri, cerchio del centrocampo, si torna indietro da Cesaretti, Alteri, Rotondo, va per vie centrali, torna indietro Catino, va da D'Ambrogio, davanti a sé Mollo, lo serve male, però calcio di punizione per un fallo sullo stesso D'Ambrogio, quindi si ripartirà con un calcio di punizione per l'Unione Ferrovieri, che abbasso sul punto di battuta, vediamo se butterà il pallone in mezzo oppure cercheranno di imbastire un'ultima azione costruita. Butta il pallone in mezzo Cabasso, non era male l'idea. Finisce qui il primo tempo, 0-0 tra Unione Ferrovieri e Janus. Noi vi diamo appuntamento tra qualche minuto.
Bentornati al secondo tempo della sfida tra Unione Ferroviaria di Roma e Janus. Primo tempo, possiamo dire, privo di emozioni, non ci sono state tante occasioni, giusto insomma un paio di tiri, una punizione di Catino dal limite dell'area che ha impensierito il portiere del Janus. Per il resto uno 0-0 che ci può stare. Ovviamente poi forse meritava qualcosina in più l'Unione Ferrovieri, però alla fine il pareggio credo che fino a questo momento sia il risultato più giusto. Intanto ravvisiamo una sostituzione, è entrato con il numero 88 La Grutta. Per quanto riguarda l'Unione Ferrovieri Roma, è entrato anche con il numero 78 Grossi Mereu. Avvicina a sé Ciarniello, decide però di andare sul lungo linea. Ancora pallone per Mereu che se ne va sulla Grutta. Pallone messo in mezzo e qui ha rischiato con il retropassaggio indietro il giocatore dell'Unione Ferrovieri Roma. Poi qui bellissimo l'intervento difensivo del centrale del Janus, che poi si prende anche un rischio, però è molto molto bravo anche a circumnavigare tutto quanto il campo. Poi torna nella sua postazione, bravissimo in questo caso Sandrini. Ciarniello larga sulla sinistra per Mereu. Ancora cross in mezzo, bravissimo a spazzare via il pallone, è entrato Grossi. Poi Cabasso va per vie centrali, mollo, Cabasso, Catino, lancio in avanti, bellissimo il lancio di Catino, altrettanto bravo però Boninsegna che poi fa carambolare il pallone addosso al giocatore dell'Unione Ferroviari Roma. Si ripartirà con una rimessa dal fondo per il Janus, ovviamente si incarica della battuta il portiere Romeo che andrà con il destro a spazzare via il pallone. Rinvio lungo di Romeo, spizza il pallone sulla pista del Janus. Qui sbaglia centrale dell'Unione Ferroviari, può partire in contropiede il Janus con Ciarniello davanti a sé. De Angelis, Ciarniello va per vie centrali da Fornelli, capisce però tutto Grossi che poi fa partire il contropiede dell'Unione Ferroviari. Catino può andare qui da suo fratello, ancora Catino con il sinistro, sbaglia, ennesimo contropiede sbagliato da parte dell'Unione Ferroviari. Mereu porta avanti palla, Mereu va da Fornelli, c'è la Grutta su di lui, ancora Fornelli, cross in mezzo, colpisce in pieno De Angelis, calcio d'angolo. 3 minuti sono già passati nel secondo tempo, risultato ancora bloccato sullo 0-0. Andrà con il sinistro Ciarniello, parte lui, non la prende nessuno, pallone che resta lì e sfiora il gol il Janus con il collo destro, sfiorato il palo, pericolosissimo il tiro, brivido per Valente. Questa è stata la primissima occasione per il Janus, ha tremato la porta di Valente, occasione nata da una situazione di un po' di caos. Catino lancia in avanti per nessuno, quindi riesce a fare buona guardia Mereu. Ciarniello va per vie centrali da Fornelli, poi allarga sulla sinistra dove c'è Mereu. Adesso il Janus sta prendendo un po' di coraggio. Mereu, c'è la Grutta su di lui, Mereu prova a puntarlo, non lo supera, rimessa laterale.
per il Janus. Battuta in questo momento. Ciarniello non arriva sul pallone, ci arriva D'Ambrogio, poi viene toccato da Ciarniello. Si ripartirà con un calcio di punizione per l'Unione Ferrovieri. Che verrà battuta in questo momento dal portiere Valente, che prima ha tremato sull'occasione per il Janus. De Santis spazza via il pallone, sbaglia tutto Sandrini, va da Mereu che va per vie centrali da Ciarniello, però bruttissimo il fallo di La Grutta, entrato male il numero 88. Infatti anche Mereu ha chiesto al suo avversario di entrare piano. Non è stato un bel intervento. Sandrini, punto di battuta, Catino davanti a lui, non concede la distanza, adesso si allontana il 4 in maglia blu. Porta, rilancia il pallone però male. Aspettiamo la rimessa laterale per il Janus. Prova l'azione offensiva, sbaglia però qui, ennesimo errore da parte dei giocatori della Janus che non riescono a creare grandi azioni d'attacco. L'unica azione è venuta prima con, azione, come abbiamo già spiegato in precedenza, un po' casuale. De Angelis, Cabasso, Grossi, La Grutta. Arriva Ciarniello da dietro e gli ruba il pallone, poi prova il tiro lodico. Abbondantemente fuori, però erroraccio di La Grutta che si è fatto anticipare da Ciarniello. Poteva essere un'occasione pericolosa. Grossi, Cabasso, di prima per La Grutta. Rilancia via il pallone La Grutta, fa buona guardia Sandrini. Parte via Sandrini, non viene assolutamente toccato da Cabasso, dice l'arbitro, quindi si può ripartire. Cesaretti va indietro, c'è Cabasso libero, si va quindi per vie centrali. Pallone di ritorno, Cesaretti la tiene in campo, sì, vince anche un rimpallo Cesaretti. Poi ha provato il lancio in avanti per Catino. Catino porta avanti il pallone, Ciarniello, anzi no, scusate, Remigi su di lui, e Remigi è stato bravo a tornare indietro e a dare il fallo laterale. Qui Mereu ancora spazza via in fallo laterale, rimessa fallo laterale battuto in questo momento, rotondo, prova l'imboccata centrale, La Grutta. Sbaglia l'aggancio della Grutta, Ciarniello su di lui, però recupera palla Cabasso, si va da Rotondo su Mereu. Mereu poi la spazza via, colpisce Catino in pieno, si ripartirà da una rimessa dal fondo. Tanto due cambi in questo momento. Vediamo chi uscirà, esce con il numero 3 Cesaretti ed è il primo. È entrato numero 33
Di Stefano. Esce anche il numero 4 Catino. È entrato Di Stefano, è entrato anche il numero 15 Andrea Ruggeri. Mereu, la grutta su di lui, Mereu si porta direttamente il pallone fuori. Cabasso, Grossi, va indietro da Valente, Troise sale in pressing, il fallo di mano da parte di Boninsegna, calcio di punizione per l'Unione Ferrovieri. Grossi. Porta avanti il pallone De Angelis, ancora Grossi, davanti a sé Cabasso, viene servito Ruggeri, la grutta, buono qui il passaggio di Cabasso per De Angelis, non è poi altrettanto bravo De Angelis a cercare il suo compagno di squadra Ruggeri, Mereu. Sulla fascia destra, Boninsegna, cross in mezzo a cercare Fornelli. Pallone troppo lungo. Può subito ripartire l'Unione Ferrovieri. De Angelis porta avanti il pallone, Cabasso. Va sulla sinistra. Cabasso torna dal suo compagno di squadra. Ancora il 16. Cerchio del centrocampo, poi torna indietro da Grossi, che va sulla destra da De Angelis, davanti a sé la grutta, servisce Cabasso, sta arrivando da dietro Troise, lo ferma, non lo ferma, poi arriva Ruggeri, spazza via Sandrini, ancora però possesso che resta tra i piedi dell'Unione Ferrovieri Roma. Pallone messo in mezzo a cercare Ruggeri, sbaglia qui Sandrini, Ruggeri, esce Romeo. Chiedono un calcio di rigore, però l'arbitro dice che è tutto ok. Fornelli, Ladico, Lodi. Bravissimo qui Grossi in anticipo. Va da Catino, Catino davanti a sé Cerniello, lo supera molto bene. Catino, vertice dell'area di rigore. Va indietro dal fratello, ancora Catino, che riesce ad allargare da Di Stefano. Di Stefano se ne va molto bene. Pallone in mezzo a cercare Ruggeri. Bravissimo Sandrini, sarebbe stata comunque posizione di offside. Di Stefano se ne va a buon insegna. Nervare.
Dopo un consulto al VAR, l'arbitro ha deciso di non fischiare il calcio di rigore per l'Unione Ferroviaria, che adesso però è in avanti. Di Stefano porta avanti il pallone, però qui è bravissimo nell'anticipo il giocatore del Janusz, poi lancia in avanti a cercare Troise. Totalmente sballato il rilancio in avanti. Rimessa laterale che verrà battuta in questo momento. Cabasso con il petto, poi prova a lanciare in avanti, recupera palla però Sandrini. Qui la grutta, già il secondo brutto intervento in scivolata che fa il numero 88. Catino lancia in avanti a cercare proprio Catino con il destro, e qui ha tirato forse troppo prima, un po' la fretta di calciare verso la porta. Poteva gestire un po' meglio questa azione il 96 dell'Unione Ferroviaria Roma. Poi Mereu, provato lancio in avanti Fornelli, rimessa laterale, Grossi butta via il pallone, rimessa laterale dopo uno scontro con Troise. Rimessa laterale per il Janusz, si incarica della battuta Mereu, bravo qui nell'anticipo, poi stava per vincere il rimpallo Catino, non è fortunato il 96, è stato bravissimo prima Capasso a recuperare il pallone. Mereu, Troise, carica della battuta Lotico, andrà con il sinistro, ma no, tutti in mezzo, parte Lotico con il sinistro, cross è totalmente dall'altra parte, arriva dove c'è Mereu, si porta avanti il pallone con il destro, poi Mereu con il sinistro, il cross, è stato bravo De Angelis ad anticipare tutti e mandare via il pallone in calcio d'angolo. Gioco momentaneamente fermo, il giocatore del Janusz è a terra. Buon insegna, si rialza, sempre lui un po' sfortunato in questa gara, già la seconda volta che finisce a terra. Intanto calcio d'angolo, batte in questo momento con il sinistro Lodico, pallone in mezzo, palla che prova a restare lì, Mereu con il sinistro prova il tiro, però alto sopra la traversa. Riparte l'Unione Ferroviari, che adesso non sta facendo una grandissima partita rispetto al primo tempo, nonostante siano entrate comunque forse fresche. Sono le palle in avanti per Catino, in area di rigore, Catino con il destro, è un gol favoloso del 96. Ho appena detto che non stava facendo molto l'Unione Ferroviari, palla in avanti, mi ha subito smentito Catino, un gol favoloso del numero 96, destro di collo pieno che va sotto la traversa, poi dedica il gol, non so, probabilmente alla ragazza, il numero 96, un gol veramente da cineteca. E quindi cambia il parziale, 1-0
l'Unione Ferrovieri. Quando è passata un'ora di gioco, porta avanti palla Mereu, la grutta su di lui, lo butta a terra. Già il secondo fallo che fa la grutta. Infatti l'arbitro va dal numero 88, gli dice che non ha finito i bonus, chiamiamoli così. Dal prossimo scatterà il cartellino giallo. Andando sul punto di battuta Ciarniello, vediamo se batterà lui. C'è anche Troise vicino a lui. Quando mancano circa 18 minuti più recupero, che comunque ci sarà perché il gioco è stato interrotto 2-3 minuti per la verifica di un calcio di rigore al VAR. Sul punto di battuta c'è Ciarniello. Vediamo se andrà in mezzo oppure chiamerà uno schema. Ciarniello con il sinistro tagliato in mezzo, non era male. Poi la spazza alla Grutta, può partire nel contropiede di Stefano. Non ci arriva però Mereu. Va da Lotico, che cambia totalmente il gioco da Buoninsegna. Sandrini può provare, se ne va molto bene Sandrini. Poi perde palla. Catino recupera il pallone, dice con un fallo l'arbitro. Si ripartirà con un calcio di punizione da buonissima posizione. Punto di battuta c'è Lodico, c'è anche Troise. Vediamo chi andrà sul punto di battuta. Si allontanano tutti. Rimasto solo Lodico che va con il sinistro, totalmente sballato, alto sopra la traversa. Si ripartirà con una rimessa dal fondo. Si incarica della battuta ovviamente il portiere Valente. Che va da Grossi, la Grutta, sbaglia l'aggancio la Grutta, poi riesce comunque ad andare sulla destra da De Angelis. E Unione Ferrovieri Roma che riesce ad uscire con Ruggeri che conquista un ottimo calcio di punizione con esperienza. Ciarniello non era dello stesso avviso. Capasso larga sulla sinistra, sbaglia però il passaggio, però comunque il pallone che viene recapitato lo stesso a Catino. Catino se ne va, si fa tutto il campo, poi lancia per Di Stefano, c'è Mereu su di lui che lo ferma molto molto bene. Di Stefano sta correndo da quando è iniziata la partita, per lui sembra la partita iniziata da poco, poi lancia in avanti, lancio deviato, pallone che però finisce lo stesso a Fornelli, poi arriva Grossi. Troppo irruento secondo l'arbitro, conquista un buon calcio di punizione il Janus. Va sul punto di battuta Sandrini. 65esimo minuto. Un quarto d'ora alla fine del match. Sandrini. C'è un'impressione che ancora non viene battuto. C'è anche Ciarniello vicino al 6, sono tutti in mezzo. Sono rimasti fuori dal mucchio lui e Mereu. Prova direttamente con il tiro in porta. Niente di che, Valente lascia che il pallone vada fuori. Ed ha già posizionato la palla, la sfera sul vertice dell'area piccola ed è pronto a battere la rimessa dal fondo che viene battuta in questo momento. D'Ambrogio sbaglia qui il centrale, Catino viene anticipato, ne può approfittare il Janus, anzi no, non ne approfitta, fa buona guardia la difesa dell'Unione Ferrovieri. Poi rimessa laterale ancora per il Janus, Lodico.
qui. Calcio d'angolo per il Janus che deve provare a vincere la partita, a pareggiare la partita, anzi scusate, sotto di 1-0, cross in mezzo, Bonisseglia, il pallone che resta lì, incredibile, occasionissima, si accende una mischia e nessuno riesce a buttare via, a buttare il pallone in rete, ha sfiorato il gol del pareggio il Janus, un'azione rocambolesca, diciamo che quasi tutte le volte che il Janus ha sfiorato il gol sono state sia da calcio d'angolo sia da azioni rocambolesche, poche azioni costruite da parte dei giocatori in maglia rossa. Anche è vero che l'emergenza è tanta, non ci sono cambi, arrivati quasi al 70° minuto si vede un po' la differenza. L'Unione Ferrovie di Roma ne ha già cambiati 3/4, tra l'altro è entrato Grossi in difesa che sta dando una mano qui, altro intervento del 78, è entrato anche La Grutta, è entrato Ruggeri in avanti, è entrato Di Stefano, quindi giocatori che hanno comunque permesso di tirare un po' il fiato ai calciatori in maglia blu, al contrario del Janus che non ha ancora potuto effettuare i cambi, forse a breve arriverà il primo, vedo un movimento dell'unico giocatore che è effettivamente in panchina per quanto riguarda il Janus, si tratta del numero 20 di Giulio. Vediamo se entrerà, vediamo al posto di chi entrerà. Cabasso, rilancio in avanti dove c'è Catino, però ravvisato un fuorigioco. Sandrini sul punto di battuta, va dal terzino Mereu, poi va per vie centrali, intanto scivola Ruggeri. Va per vie centrali da Ciarniello che cambia totalmente il gioco, si va dall'altra parte dove c'è l'altro Mereu che però sbaglia e Catino lo ferma, però comunque riesce a rimediare il 2 in maglia rossa conquistando una rimessa laterale battuta in questo momento completamente sballata per Lodico. Eccolo qui il cambio. Per il Janus esce con il numero 11 Fornelli, esce con il numero 20, entra con il numero 20 di Giulio. Abbiamo detto in precedenza l'unico cambio che ha a disposizione il Janus, panchina non corta, anzi cortissima, tanti gli indisponibili. Il Janus che era tra le formazioni più forti del campionato, anche un po' sfortunata, tante assenze. Si avvia verso la possibile seconda sconfitta di fila in campionato. Rimessa laterale battuta in questo momento di Stefano. Prova passaggio arretrato per Catino. Fa buona guardia Ciarniello che rilancia in avanti. D'Ambrogio. Sbaglia D'Ambrogio. Dato rilancio poi in avanti. Vado a rilanciare in avanti il terzino sinistro dell'Unione Ferrovie di Roma, nulla di fatto. Si partirà con una rimessa laterale, c'è un infortunio però per l'Unione Ferrovie di Roma. Dopo, da qui giù non riusciamo a capire chi è l'infortunato, credo sia il numero 33 di Stefano che al momento è fuori dal campo, quindi momentaneamente Unione Ferrovie di Roma in 10, ne può approfittare il Janus Ciarniello. Allarga sulla destra da Mereu. Cross in mezzo di Mereu a cercare il nuovo entrato di Giulio. Però fa buona guardia Grossi. Mereu prova ad andarsene a Ruggeri. Si allunga troppo il pallone. Tanto credo che Di Stefano non ce la faccia rientrare in campo. Infatti no. Viene sostituito Di Stefano. Ovviamente l'infortunio era più grave del previsto. È rientrato in campo con il numero 18 Mollo, che insomma nel primo tempo era anche stato uno dei più propositivi in avanti per quanto riguarda l'Unione Ferrovie di Roma. Quindi adesso darà ancora più freschezza in mezzo
in mezzo al campo. Bravo qui l'intervento difensivo Grossi, può partire il contropiede Catino, se ne va Catino, si allunga il pallone, forse fermato con un fallo, non secondo l'arbitro, quindi può ripartire il Janus, Mereu porta avanti il pallone il Tria, davanti a sé la Crutta, va da Di Giulio che viene fermato da Grossi, non con un fallo secondo l'arbitro, però comunque pallone che resta in possesso dei ragazzi in maglia rossa, Ciardiello che porta avanti il pallone, Ciardiello. Va con il piattone sinistro a cercare Sandrini. Sandrini allarga tutto sulla destra dove c'è Mereu. Davanti a sé Catino. Viene fermato Mereu con un calcio di punizione. Potrebbe anche scattare il cartellino giallo. Così, e infatti così è. Il primo ammonito della gara. Una gara, dobbiamo dire, corretta. Il primo ammonito infatti arriva al 72esimo minuto. Quasi alla fine. Ed è Catino, non Catino Lorenzo, l'autore del gol, ma bensì Catino Diego, numero 4 dell'Unione Ferrovieri Roma. Calcio di punizione che verrà battuta in questo momento. Siamo vicinissimi all'area di rigore con il sinistro, va direttamente in porta! E c'è il pareggio del Janus, inaspettato. Pareggio di Lodico, anche se potrebbe essere stato benissimo un autogol. Infatti vanno ad abbracciare Lodico, ma Lodico non esulta più di tanto perché forse è stato un autogol di un difensore dell'Unione Ferrovieri e in maniera un po' rocambolesca il Janus trova il pareggio, che mi sento di dire che forse è stato anche un po' immeritato per quello che si è visto, però il calcio regala anche questo. Unione Ferrovieri Roma 1, Janus 1, quindi palla al centro e gustiamoci questi ultimissimi minuti di gara alla ricerca dei 3 punti. De Angelis. Grossi. Catino. Che ha un po', diciamo, sulla coscienza del gol che nasce da un calcio di punizione procurato da un suo fallo. La Grutta prova il lancio in avanti. Prende in pieno Sandrini. Si ripartirà anzi con una rimessa laterale proprio sotto la nostra postazione, si incarica della battuta De Angelis, viene fermato Cabasso, non con un fallo secondo l'arbitro, quindi rimessa laterale, Mereu con le mani a cercare Di Giulio, forse stop con la mano, anzi leviamo il forse, c'è stato il tocco con la mano di Giulio, calcio di punizione. Intanto rientra Fornelli con il numero 11, esce con il numero 13 Remigi. Intanto De Angelis sul punto di battuta andrà a battere questo calcio di punizione praticamente quasi sulla linea del centrocampo, batte in questo momento, pallone troppo corto, fa buona guardia Sandrini, può partire in contropiede il Janus, sbaglia però l'aggancio Troise, quindi pallone per Cabasso, la Grutta, colpo di tacco per De Angelis, lancio in verticale a cercare Catino che poi stava commettendo fallo su Mereu, poi fallo laterale conquistato dal Janus, Lodico. L'autore del gol del pareggio, De Angelis su Mereu. Un calcio di punizione conquistato in questo momento. Ciarniello va sul lato sinistro da Troise. Qui sbaglia il passaggio, il centravanti del Janus. Bravissimo Grossi, numero 78, che è entrato molto, molto bene in partita. Non ha assolutamente fatto rimpiangere il suo compagno di squadra Pirino, che comunque non aveva disputato una brutta gara. Qui ancora Grossi che conquista un ottimo calcio di punizione dopo un bell'intervento difensivo.
Porta avanti il pallone centrale dell'Unione Ferrovieri Roma. Cabasso. Va per Reve Centrali. Pallone che poi gli viene restituito. Ancora verticalizza per la Grutta. Può partire l'azione dell'Unione Ferrovieri. Qui Catino sbaglia il lancio. Ottima diagonale difensiva di Mereu, che va in avanti da Boninsegna. Boninsegna, linea centrale del campo. Ancora Mereu, lancio in avanti. A cercare Fornelli, troppo lungo. Valente, può partire ancora Unione Ferrovieri. Qui pallone in orizzontale per Grossi. Rischia un po' la Grutta. Si complica la vita da solo. Per fortuna che non aveva avversari nei dintorni, se no avrebbe potuto perdere un pallone velenoso. Se ne va a Catino, fermato da Troisi. Catino, fermato. Può ripartire il Janus, persa però già palla. Capasso, Catino, Ciarniello su di lui, indietro da Capasso, la Grutta allarga per Grossi, porta avanti il pallone il centrale. Grossi va in avanti da Ruggeri, che viene fermato, poi commette fallo Ruggeri, ma si prosegue per la regola del vantaggio, che infatti che però non si concretizza, quindi viene fermato calcio di punizione. Era fallo prima, il vantaggio non si è concretizzato, quindi l'arbitro ha deciso di fischiare il calcio di punizione per il Janus. Quando siamo arrivati al 78esimo minuto, mancano 2 minuti, poi vediamo se l'arbitro concederà il recupero, che secondo noi ci sarà, forse sarà anche corposo, vista questi minuti persi, tra virgolette persi ovviamente. Per verificare il VAR, Romeo con il destro lungo, Sandrini fermato, Capasso porta avanti il pallone, Ruggeri cerchio del centrocampo, decide però di tornare in dietro, può portare avanti il pallone di Ferrovieri, Capasso cerchio del centrocampo, lancio lungo a cercare De Angelis, Mereu su di lui. Ottimo lo stop di De Angelis, Mereu lo tiene lì, casca a terra De Angelis, non c'è fallo, si ripartirà con una rimessa laterale, la Grutta, non la batte lui ma lascia l'incarica a De Angelis, che va per via centrale da Capasso, lancio in avanti di Capasso a cercare Catino, colpo di testa di Catino per Ruggeri, fa buona guardia di Giulio, spazza via, D'Ambrogio. Va indietro da Valente, Grossi, Fornelli in pressione, Grossi dalla Grutta, non un ottimo tocco però comunque efficace, De Angelis per Catino, colpisce in pieno di Giulio, Capasso lancia Catino, Catino può entrare nelle di rigore, vertice sinistro delle di rigore, Catino, Catino punta il diretto avversario, torna indietro da Rotondo che prova il tiro, Murato Rotondo, può partire il contropiede, Boninsegna. Boninsegna allarga sulla destra, male, sbaglia il passaggio per la corrente Mereu. Si ripartirà con una rimessa laterale per l'Unione Ferroviaria. Ultimi minuti, ultimi istanti di gara. Pallone indietro, adesso le squadre sembrano un po' accusare la stanchezza. Romeo rilancia il pallone in avanti. Porta avanti il pallone il Janus. Si fa vedere Troisi, non viene però servito, viene servito Fornelli che viene anticipato. Grossi avvicina a sé De Angelis, vediamo se lo servirà. Porta avanti il pallone il centrale. Serve in questo momento Grossi. Pallone di ritorno per il numero 78 che prova il lancio per Catino. Anticipa tutto Sandrini. Mereu va in avanti, sbaglia però Grossi. Capasso. Su di lui Boninsegna, Ruggeri, su di lui Ciarniello, commette fallo Ciarniello, calcio di punizione. Siamo già nell'extra time. Una delle ultimissime occasioni per l'Unione Ferrovieri, battuta in questo momento il calcio di punizione da Catino, che allarga molto bene da Rotondo, che poi prova con
Con un colpo di tacco per Ruggeri, interviene Mereu a fare buona guardia, può ripartire il Lejanus, lancio in avanti per Troise, colpo di testa, sballato, un altro errore, erroraccio, qui può partire il contropiede del Lejanus. Lodigo, lancio in avanti, sbagliato, ma che occasione persa qui per il Lejanus. Lodigo con un po' più di precisione, un po' più di calma, poteva lanciare da solo in porta Troise. Grossi, D'Ambrogio, Rotondo, davanti a Sebon Insegna, va per vie centrali da Catino, triplice fischio dell'arbitro, finisce qui la gara 1-1 tra Unione Ferrovieri e Lejanus. Noi vi diamo appuntamento alla prossima partita e vi auguriamo una buona notte.